Io ho ringraziato l'Assemblea che mi ha eletto Presidente, ho ringraziato tutti gli amici che mi sono stati vicino, a partire dall'onorevole Zannini che è stato il padrino di tutta questa combriccola, chiamiamola combriccola tra virgolette perché siamo uno squadrone, non una combriccola, uno squadrone. E chiaramente anche l'amico Luci Bosco, perché anche lui ci ha dato una mano, ci è stato molto vicino. E noi stiamo cerchiamo di fare del nostro meglio per il prosieguo dell'attività del consorzio e ho promesso che anche se di un euro l'anno prossimo la cartella per i coltivatori, per gli utenti del consorzio, a costo di metterci da tasca, ma la ridurrò. Quindi questo è il mio impegno principale. Poi ritengo che la nostra squadra sia in grado di affrontare qualsiasi tipo di difficoltà e di portare avanti qualsiasi progettazione, anche perché il nostro punto forte, il nostro punto di leva è l'onorevole Zannini, persona estremamente forte nell'ambito della Regione Campania, che per il proseguo della nostra attività ci dovrà assicurare gli interventi pubblici per migliorare i nostri servizi e per dare sempre dei servizi migliori ai nostri consorziati. Va bene? Grazie.